cosa molto molto importante, dopo aver visto questo oroscopo, guarda anche quello del tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna. Questo è molto importante per una previsione molto più accurata. Mi raccomando, va Cari bene? amici Bilancia, benvenuti anche a voi. Andiamo a vedere l'oroscopo settimanale per il vostro, per il tuo segno zodiacale. Vediamo un po' le previsioni per la settimana, per il segno zodiacale della Bilancia. Che cosa ci dicono i miei tarocchi? Ma lo vedremo anche grazie all'astrologia. Andremo infatti dopo a vedere anche quali segni zodiacali ci saranno coinvolti insieme al tuo durante la settimana. Allora, la prima cosa che ti voglio dire è sempre quella, nel senso che la Bilancia non sta passando un bel momento, naturalmente sta subendo dei transiti abbastanza pesantini, non da giorni, non da settimane, non da mesi, ma da anni. Ma sta ancora vivendo il transito a lei favorevole di Venere dai Gemelli, quindi una Venere trigono al Sole ti tiene bella in piedi. Quindi sicuramente ti vedo luminosa, ti vedo bella, ti vedo prenderti cura di te, ti vedo anche corteggiata se vuoi. Qui qualcosa intorno a te con Venere in Gemelli ci potrebbe essere. Quello che c'è però durante questa settimana, qui ci vedo un qualche problemuccio in casa. Se sei madre o padre, qui ci può essere anche un ragazzino che ci fa girare un po' le palle, scusa la schiettezza. Quindi qui ci potrebbe essere un figlio maschio, ovviamente, che potrebbe darci dei problemi, darci dei pensieri. Semplicemente, anche se è un adolescente, risponde male. Si ribella, diciamo così, al potere dei genitori, no? Come si dice, sai, quando gli dici di fare una cosa, ora non mi viene la parola, ma avete capito cosa intendo, va bene? Cose di questo tipo. Oltre a questo, però, qui ci posso vedere anche una persona che vi potrebbe far girare un po' le scatole, nel senso che persona che a voi potrebbe interessare, che però si comporterà in modo un pochino ambiguo con noi, ci potrebbe mentire, insomma, ci potrebbe far girare un pochino le scatole. Effettivamente qui ci posso vedere anche un litigio, un qualcosa che proprio noi non riusciamo più a mandare giù e potremmo mandare lui o lei a stendere, non so se mi capite. Ok, oltre a questo, qui ci posso vedere anche dei problemini, fra virgolette, per quanto riguarda il lavoro. Quindi magari non lo so, o avete problemi durante questa settimana con dei colleghi, semplicemente il lavoro si fa un pochino duro, o ancora meglio, ancora più semplicemente ce n'è poco di lavoro. Ok, diciamo che qui c'è il lavoro che ci potrebbe dare una qualche come ti posso dire, un qualche pensiero, una qualche perplessità, ok? Ma anche un lavoro che ci potrebbe procurare qualche critica da parte di qualcuno, magari dal coniuge, da un collega o che ne so io. Va bene? Andiamo a vedere. Voglio chiedere un'altra cosa perché qui ci vedo anche il dentista, per la Bilancia, quindi fate attenzione perché qui ci potrebbe essere un qualcosa da dover fare sui denti. Andiamo a vedere la Bilancia. Già, qui ci potrebbe essere anche un qualcosa di questo tipo, magari non qualcosa di gravissimissimissimo, però diciamo stavo meglio senza. Ecco, mettiamola così. Andiamo a vedere adesso un pochino in amore, negli affetti. Vediamo la Bilancia come se la passa. Allora, Bilancia 20-26 luglio 2020 per il segno della Bilancia. Andiamo a vedere. Chiama la tua anima gemella. Quindi qui c'è proprio il desiderio di un'anima gemella, qui c'è proprio la voglia di trovare una persona ci voglia bene. Invece qui abbiamo sto giovanotto che ci fa girare parecchio le scatole. Vedi, i sentimenti romantici. Quindi qui noi vorremmo
diciamo, qualcosa da questo ragazzo, che però non ci dà, o ragazza. Infatti, fai attenzione, ci sono dei segnali che ti mettono in guardia. Quindi qui a te piace questa persona sicuramente, ma c'è qualcosa anche che non ti sconfinfera, di lui, di lei, insomma, del suo comportamento. Andiamo a vedere. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, quindi qui, nonostante tutto, secondo me questa bilancia riesce a rimanere un po', vedi? Fai uno sforzo, riesce a sforzarsi a rimanere positiva, anche se è dura, perché effettivamente qui vedo una persona che ve ne fa di tutti i colori. Però c'è ancora un qualcosa su cui la bilancia spera, capito? Nonostante tutto, dice qui è un'amicizia superficiale, non mi dà quello che io vorrei, però ci spero ancora. E infatti la carta ti dice: prima di tutto ama te stesso, il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Quindi qui le carte ti invitano a, come posso dire, ad amare più te stesso, capito? Prima di amare gli altri. Andiamo a vedere l'oracolo cosa dice per la bilancia. Qui c'è una situazione un po' inino ambigua, rabbia tanta, paura altrettanta, senso di frustrazione a vagoni e bla bla bla. Andiamo a vedere per la bilancia, persona solidale, qualcuno desidera aiutarti. Pensa a chi potrebbe essere e contattalo. Quindi qui ti invita proprio a chiedere, no? A rifugiarti, diciamo, nelle amicizie, a farti aiutare, perché insomma effettivamente ti vedo un pochino giù, un pochino in difficoltà, e ti invita anche al riposo. E qui si ritorna, alchimia, si ritorna, vedi, la tranquillità. Si ritorna a quello che ti dicevo prima, magari anche il lavoro non va come vorremmo che andasse, va un pochino più a rilento, insomma prendetevela un pochino più con calma, capito bilancia? Non ti scervellare troppo, non ti fare troppi sensi di colpa o troppo senso del dovere. Andiamo a vedere adesso, grazie all'astrologia, i segni zodiacali. Vediamo un pochino quali segni zodiacali saranno coinvolti, con quali segni zodiacali avrai a che fare maggiormente, diciamo, ecco, durante questa settimana. Allora, vediamo la bilancia. Bilancia, con quali segni zodiacali avrà a che fare la bilancia durante la settimana 20-26 luglio? Sicuramente con il Sagittario. Quindi qui c'è un Sagittario nella vita della bilancia. Sagittario, questo Sagittario ci fa girare un po' le scatole, Allora Sagittario, Cancro, quindi magari sei tu che sei ascendente Cancro, ascendente Sagittario, insomma questo te lo devi vedere te. Poi ci sono il segno dei pesci, andiamo a vedere quali altri segni zodiacali. I pesci ve l'ho già detto. L'acquario. Il Sagittario ve l'ho già detto, andiamo a vedere ancora, se no smetto, quando si cominciano a ripetere io mi fermo. Allora, lo Scorpione, quindi ci sono tutte e tre i segni d'acqua praticamente. La bilancia, il Toro e il Capricorno. Allora, ricapitoliamo, e lo Scorpione, non so se ve l'ho detto. Sì, ve l'ho detto lo Scorpione. Allora, ricapitoliamo un pochino. Qui c'è il Toro, il Sagittario, i Pesci, il Cancro, lo Scorpione, il Capricorno e la bilancia, come il vostro, ok? Questi sono i segni più coinvolti. Poi sta a te, dimmi nei commenti naturalmente se riconosci un qualcuno, un qualcosa che può avere a che fare con questi segni zodiacali, e naturalmente anche la situazione che ti ho dipinto, come stai messo. Occhio naturalmente al dentista,
come ti stavo dicendo. E poi qui c'è questa persona che potrebbe, tu magari la vedi, hai, nutri dei sentimenti romantici per questa persona, però questa persona viceversa rinuncia a te, non so per quale motivo, forse perché qui c'è un'altra persona nel mezzo, capito? Ci sono dei limiti imposti da altre persone, o tu sei impegnato o impegnata o l'altra persona lo è, bla bla, potrei parlare 3 giorni, quindi qui mi devo per forza fermare, ma puoi iniziare te a raccontare nei commenti, quindi dimmi se ti ritrovi in questa situazione e che situazione stai naturalmente vivendo, va bene Bilancia? Lascia un mi piace a questo video se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e io ti aspetto naturalmente sempre qua con Penelope al prossimo video. Ciao, alla prossima!